l'insediamento, dopo quanto tempo il capitano De Donno viene a casa vostra? Qualche giorno, pochi giorni, non so se l'indomani dopo 2 giorni, ma si attiva subito a riferire al colonnello e dire che andava subito all'appuntamento. Appuntamento che mi ricordo ho aspettato io il capitano De Donno sotto casa, l'ho accompagnato, gli ho offerto il caffè e poi è rimasto a parlare con mio padre. Quindi per il suo ricordo questo appuntamento, primo appuntamento tra De Donno e suo padre, si verifica quindi... Nascosta, signor Ciancimini. Sì, andiamo un minuto per me. Presidente, mi autorizza a proseguire da seduto l'esame? Certo, certo. Sì, sei pronto a riprendere? Ci precisa innanzitutto se De Donno era solo in questa occasione? Sì, il primo e il secondo incontro con la mia padre sono venuti da soli. Ascolti adesso le prossime domande del pubblico esterno e riprendiamo. Dopo questo primo incontro tra il solo De Donno e suo padre, lei, avrei detto lo accompagno ma non assisto, riceve qualche notizia del contenuto di questo primo incontro intanto da suo padre e o da De Donno? Sì, mi dice De Donno, lo accompagno, mi ricordo che come lo avevo accompagnato fino alla zona di Piazza di Spagna di fronte alla metropolitana dove ci hanno visto, lo riaccompagno lì e mi racconta che l'incontro è andata bene e che mio padre si era dimostrato possibilista a un dialogo. Ora non mi dice che a breve si sarebbe dovuto rincontrare per fissare un appuntamento alla presenza del suo superiore, il colonnello Mori. Senta, torniamo un attimo indietro. Lei ha parlato già di incontri successivi alla prima richiesta di De Donno col signor Franco e con Bernardo Provenzano. Lei in quel momento o eventualmente anche successivamente ha saputo questi incontri a che cosa fossero finalizzati, cosa eventualmente comunicò o richiese suo padre rispettivamente al signor Franco e a Bernardo Provenzano? Allora, mi ricordo che mio padre anche allora e poi ovviamente nello specifico poi dopo mi precisò che le proposte avanzate dal capitano De Donno di poter sistemare processualmente quelle che erano le pendenze giudiziarie di mio padre che aveva con la procura di Palermo a lui apparivano irrisibili. Dice, mi ricordo come mio padre espressò, scusi Presidente, come mio padre disse che all'interno della procura di Palermo in quel momento aveva più potere lui tramite Mario D'Acquisto e il controllo dell'allora procuratore Gianmanco che non De Donno e il colonnello Mori. Disse anzi forse sono più utile io a sistemare le indagini che hanno messo da parte dei colonnelli che non loro a me. Ma mi spiego come era stato invitato sia dal signor Frank ed altri ad andare avanti per questi incontri e cercare di capire fin dove si doveva arrivare. Il signor Franco ed altri, però io le avevo fatto la domanda anche con riferimento specifico a Provenzano, cioè suo padre comunicò... Fu autorizzato da Provenzano ad andare avanti in questo incontro. Senta, lei poi ha visto fisicamente, visivamente, e se sì, quando approssimativamente, ci dica sempre il periodo, il colonnello Mori recarsi insieme col capitano De Donno a trovare suo padre? Sì, assolutamente sì, 2 volte... prima del 29 giugno e un'altra volta dopo il 29 giugno e poi durante l'anno anche altre volte. Quindi, certo di questo, è stato testimone diretto, cioè li ha aspettato sempre, aspettavo sempre lì sotto casa. Era prassi di mio padre quando dovevano venire a farmi trovare giù perché la portineria era chiusa, non ci telefonavano, salivano direttamente via. Però lei ha parlato prima, finora, di 2 incontri, dei primi 2 incontri di Donno da solo. Stiamo saltando invece già forse a un terzo, immagino. Sì, sì. No, io chiedevo quando ha visto la presenza di Mori. Però per seguire forse un ordine dovremmo parlare di questo altro secondo incontro di De Donno prima e poi forse arriviamo a questo terzo. De Donno quanti incontri fa da solo con suo padre? Due. Il terzo credo era per stabilire l'appuntamento, è durato poco, per stabilire il giorno dell'appuntamento con Nello Mori. Il secondo? Sì. Era per stabilire il giorno dell'appuntamento con Mori? Sì. Lei poi rivede De Donno e Mori insieme? Assolutamente sì. E già ci ha detto di aver visto anche Mori a casa sua? Sì, l'ho visto. Bastianello 2 volte prima del 29 giugno? Sì. Una volta successivamente e poi ancora. Però intanto fermiamoci. Sì. Può dire intanto alla Corte che non conosce i verbali sulla base di quale fatto, per ora non entriamo nel fatto, lei indica con precisione la data del 29 giugno,
come data spartiacque precedentemente alla quale aveva già visto il colonnello Mori andare da suo padre due volte? Il 29 giugno è una data che mi ricordo perché è una data che ho sempre, è stata mia consuetudine, diciamo, anche mio padre mi ha autorizzato, essendo il San Pietro e Paolo, si festeggiava San Pietro e Paolo, era mio solito andare sempre quel fine settimana, quei giorni in vacanza a Panarea, perché c'erano i giochi di fuoco, c'era, insomma, era un weekend dove si recavano molti palermitani, molti amici miei. Mi ricordo come quell'estate è stata una la sola, insomma, poi, una delle, dove mio padre mi disse che non potevo andare perché dovevo andare a ritirare qualche cosa, una busta dal dottor Cinà, per cui ho un ricordo preciso, lo riesco a collocare perché proprio l'incontro tra me e Cinà mi rovinò, mi fece saltare il weekend di San Pietro e Paolo che c'era stato da tempo organizzato con i miei amici, come ogni anno. Senta, quindi lei ricorda di aver visto almeno due volte prima del 29 giugno il colonnello Mori a casa sua? Sì, assolutamente sì. Senta, lei ha già detto, parliamo intanto di questi primi... Un giorno alla Costa Azzurra, in ambiti civili sempre. Lei ha detto di non aver assistito ai colloqui? No. In quel momento, e prima di dirle poi di scendere a Palermo il 29 giugno a ritirare un documento, suo padre, visto che comunque lei aveva organizzato, tutto nasceva diciamo da un'intermediazione iniziale sua, suo padre le dice qualcosa sul contenuto dei colloqui con De Donno e Mori? Sì. In quel momento iniziale, qual è il contenuto del colloquio? Se suo padre glielo riferisce? Sì, mi dice mio padre. Se glielo riferisce allora o... No, intanto se glielo riferisce allora. Lo riferisce allora, me lo approfondisce dopo, mi riferisce allora che le eventuali richieste del capitano De Don, colonnello Mori, e del generale Subranni, che era stato nominato quale a conoscenza di questo tipo di attività, era quella di una resa incondizionata dei latitanti, dei due superlatitanti, in ottenimento in cambio di una serie di benefici per i familiari. Ovviamente mio padre giudicò questo tipo di richiesta inaccettabile, mi ricordo che fece pure un po' la battuta anche per benefici personali, cioè te immagini che vado da Provenzano e Enrico, consegnatevi perché poi tratteranno bene le vostre famiglie, è una cosa impensabile. Ovviamente poi da lì si instaurò una serie di richieste che credo già erano, che poi sono state avanzate e che poi hanno costituito poi l'elemento primario di questi dialoghi. Senta, ma lei aveva occasione di notare, ebbe occasione di notare quanto duravano questi incontri? Quelli col capitano De Donno iniziali furono molto più veloci, il primo più cordiale, di, insomma... No, la durata intanto, poi quelli anche con il colonnello Mori. Ma più di un'ora, due ore. Senta, un altro momento intanto per stabilire le date, un altro momento indimenticabile, poi ci arriveremo, il 19 luglio, la strage di Via D'Amelio, no? Assolutamente sì, mi trovo a Roma con me. Questo, per ora non le chiedo cosa accade dopo il 19 luglio, le chiedo, questo lei ha detto, Mori l'ho visto almeno due volte prima del 29 giugno, poi una terza volta, io volevo chiederle, dopo il 29 giugno, lei lo ha visto prima del 19 luglio e poi anche dopo? La terza volta, precedentemente, l'ho collocata tra la consegna della busta da parte mia del Cinà a mio padre e la strage di Borsellino del 19 luglio. Questa consegna della busta è dopo quei due incontri di cui lei ha detto finora con tra suo padre? Sì. Quindi i due incontri, poi il 29 giugno che lei colloca in relazione alla questione bus e poi un ulteriore incontro. Assolutamente sì, il procuratore mi ha collocato due date di riferimento, per cui ho voluto precisare la successione degli incontri attenendomi alle due date di riferimento, 19 luglio e 29 maggio. Giugno. 29 giugno. Senta, ma in questo momento... Suo padre, Vito Ciancimino, commentò con lei questa iniziativa dei carabinieri, sì, di cercare attraverso lui un dialogo con Provenzano Marina? Sì, commentò, nel senso che lui si era espresso che con un soggetto come Rina non bisognava per nulla dialogare, un soggetto come Rina andava completamente eliminato, nel senso tolto di mezzo, perché era un soggetto, anzi, che in questo momento in cui lui aveva fatto questa azione, diciamo così, eversiva e così anche di potenza mediatica, perché mio padre analizzava anche la potenza mediatica che aveva avuto questa,
questo tipo di attività criminale da parte del Rina avrebbe alimentato in lui quasi un abbassamento, quasi un piegamento delle istituzioni nei confronti di lui. Mio padre, mi ricordo che so il termine è come mettere benzina sul camino, non so che disse, significa proprio dargli ragione, significa allora che l'azione che sta avanzando è quella giusta per portare le istituzioni a trattare. Lui inizialmente era completamente contrario a un dialogo con Rina, però sia per suggerimento del Provenzano, sia per suggerimento dei carabinieri e anche da parte del veicolo signor Franco e le istituzioni fu detto che bisognava intraprendere questa strada, per cui mio padre alla fine si attenne a quelle che erano le indicazioni che gli aveva dato anche a Provenzano di provare a aprire un dialogo direttamente con Rina, un dialogo che con Rina non si poté aprire, che mi pare aveva intenzione di, ovviamente, di incontrare Rina, ma che venne aperto attraverso la persona del Cinà. A questo proposito, l'individuazione di Cinà come canale per arrivare a trattare con Rina, la coinvolge signor Massimo Ciancimino? Cioè lei viene coinvolto nella ricerca di un contatto con il dottor Antonino Cinà in quel momento? Ieri abbiamo parlato dei suoi rapporti con Antonino Cinà, ora parliamo di questo momento. Sì, mi coinvolge tutto il periodo della trattativa, Presidente, mi coinvolge, mi vede certamente non attore principale, secondario quasi, è stata qualcosa che è stata stimolata a me e che ho seguito in tutti i suoi passi, cioè infatti credo che su questo potrei affrontare tutti i tipi di confronto, cioè qualcosa che ho visto io, ho vissuto personalmente, a differenza di quello che è il racconto di mio padre, questa è una fase che ho vissuto direttamente io, e già non è che l'ho pilotata, ho seguito io, cioè, anche fidandomi di quelle che erano le parole rassicuranti dei carabinieri e anche di mio padre, perché ovviamente capisce bene, Presidente, che Massimo Ciancimino nel 1992 era un ragazzo, non dico spensierato, ma tranquillo, non avevo nessun procedimento giudiziario e non avevo neanche voglia di andarmi a cercare guai, per cui in quel momento di repressione, di controllo del territorio da parte delle istituzioni, era stato, non so se già disposto l'esercito, ma sicuramente un momento delicato a veicolare con questa gente, per me significava anche qualcosa di rischioso. Ovviamente accettai perché l'invito mi era stato posto da due persone che stimavo, i carabinieri, per cui era una richiesta che veniva da parte delle istituzioni e il fine secondo me era anche giusto. Per cui è chiaro che ho anche veicolato sono andato dalla moglie del Giove Tralipari, perché in quel momento era assente per un periodo di carcerazione, che riprese un appuntamento con il Cinà. Prese un appuntamento a lei? A me personalmente con il Cinà, sì. Appuntamento che si realizzò poi effettivamente? Sì, e consegna una busta, sì. Lei quindi consegnò prima una busta a Cinà? Sì. Chi l'aveva predisposta questa busta e chi l'aveva incaricato di... Mio padre mi dette una busta a Cinà che mi fu restituita e come al solito fu strappata. Ora non ricordo lucidissimo, non sto benissimo in questo momento. Dove incontrò la prima volta Cinà? Quando lei consegnò qualcosa a Cinà, la busta a Cinà? Lo incontrai presso la sua villa di Mondello, in via Principessa Yolanda. Senta, volevo chiederle intanto una cosa. Quindi lei ha detto che in quella prima fase iniziale, la prima richiesta dei carabinieri faceva riferimento ad una consegna di entrambi i latitanti, Rina e Provenzano, ho capito bene? Sì. Senta, lei ha detto anche che uno dei primi commenti di suo padre fu quello, a proposito anche della promessa, diciamo, di aggiustare la situazione giudiziaria, di migliorare la situazione giudiziaria di suo padre, ma se questi non riescono, diciamo, in procura non hanno un grosso ascendente in questo momento. Suo padre, per quello che lei seppe allora, o eventualmente anche successivamente, chiese ai carabinieri se quella iniziativa, quindi a Mori e a De Donno, fosse un'iniziativa loro personale o se fossero stati mandati da altri o se altri ne erano a conoscenza o se dietro le spalle di Mori e De Donno fossero altri. Sì, mio padre ovviamente la prima cosa, sapendo quelli che potevano essere i limiti di interventi all'interno di quella che era la situazione giudiziaria di mio padre, ovviamente non avrebbe dato seguito a quella che era stato poi lo sviluppo di tutta quella serie di incontri, per cui la prima cosa che fece mio padre fu quella di assicurarsi sia con gli uomini con i carabinieri, che oltre a Subrani, che lui già conosceva, ci fossero informati anche personaggi delle istituzioni. Lo stesso venne confortato che della operazione di, come la chiamavano loro, di
intelligence di avvicinamento nei confronti di mio padre, anche diciamo, grossi pezzi delle istituzioni erano informati. La stessa notizia, della stessa notizia, mio padre fu confortato anche dal signor Franco, gli disse di andare avanti, che non preoccuparsi, che a conoscenza di questa iniziativa non erano, loro erano soltanto i tramite, così erano anche altri soggetti ben con responsabilità e con funzioni ben più alte che avrebbero potuto assicurare qualche vantaggio. Sì, un inciso, perché lei ha detto Subrani è già conosciuto, ci ha parlato finora e non ci ha detto come era stato conosciuto Subrani. Mio padre Subrani lo conosceva da tanto tempo, da quando lo stesso era comandante, non so, nella zona di Palermo, ero Bevali, era un incontro che c'era a suo tempo datato, diciamo, una conoscenza che andava ancora prima della conoscenza di le donne di Moni, che era venuta invece nel 90, quello era qualcosa che andava intorno agli anni 70, 80, con uno di quei soggetti con cui, delle istituzioni con cui mio padre aveva costanti rapporti. Mio padre, a prescindere dal signor Franco, veicolava una serie di rapporti istituzionali che potevano essere prefetti, questori, commissari locali, aveva i suoi, oltre, diciamo, aveva anche delle conoscenze sul territorio siciliano di uomini appartenenti alle forze dell'ordine. Prego, pubblico ministero. Sì. Senta, quando lei consegna quella busta su incarico di suo padre a Antonino Cinà, a Mondello, poi cosa fa? Torna a Roma? Sì, credo che torna a Roma, sinceramente. Dico, andiamo a questa cosa che avviene il 29 giugno. No, il 29 giugno io torno a Roma, ma ritiro un'altra busta. Sì, aspetti. Sì. Quindi quando lei, la prima volta è lei che consegna una busta a Cinà, esatto. Poi torna a Roma, esatto. Poi suo padre, questo mi sembra da quello, sì, che ha detto ora, poi suo padre dice devi scendere a Palermo a ritirare un'altra busta da Cinà. Esatto. Questo periodo, lei consegna una busta a Cinà, poi lei scende a Palermo, ci dirà poi se effettivamente ha ritirato un'altra busta. A che distanza di tempo avviene la consegna sua a Cinà della busta e la consegna di Cinà della busta? Pochi giorni, io ero già in aereo, pochi giorni. Cosa le dice suo padre quando sostanzialmente le scombina il piano di andare a Panarea in occasione della festa di San Pietro a Roma? Gli dice che devo stare a sua disposizione perché è importante che devo veicolare tutta questa situazione, per cui dice, non ti organizzare, dice proprio Presidente, non prendere impegni, non ti organizzare, stai qua con me, mi usa la parola incrastato, invece non ti muovere e sei qui a mia disposizione a secondo come vanno le cose, e così mi attengo a fare quello che mi dice mio padre. Lei come scende a Palermo in occasione del 29 giugno o il giorno prima, non so quando è sceso? In aereo. Suo padre le aveva detto dove sarebbe dovuto andare, da chi? No, me l'aveva detto Cinà, ci eravamo visti il giorno prima, mi aveva detto che mi avrebbe consegnato una busta da mio padre il giorno dopo, soltanto che quel giorno proprio era domenica e c'era un gran caciara a Mondello, perché era il periodo che tutti appunto già vanno a Mondello. Noi non abitavamo più, scusi Presidente, nella zona di via Danae che conosceva in quel momento, dove si era recato tante volte il Cinà, ma abitavamo in una villetta che era stata presa in affitto da mia madre nella prima rampa della salita di Monte Pellegrino, per cui il Cinà, non sapendo dove di fatto si trovasse questa villetta, mi pregò di darci appuntamento davanti a un bar a Mondello, dove era solito fermarsi per prendere il giornale, il caffè, il bar Caflici di Mondello. Quindi lei sta parlando della volta successiva al 29 giugno? Sto chiedendo del 29 giugno. 29 giugno, sì. Quindi lei ha detto, l'ho incontrato il giorno prima, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Scusi, allora forse non ho compreso io, cioè, lei poco fa ha parlato di un incontro in via Principessa Iolanda, a casa di Cinà. Sì, forse sono stati il primo incontro, poi sono andato. E il primo incontro quando? È venuto quando? Ha detto poc'anzi pochi giorni prima rispetto al 29 giugno. Pochi giorni prima, sono andato a mia principessa Iolanda a consegnare la busta e poi sono andato da mio padre. Poi, come era un'indicazione di mio padre, sono tornato a Palermo. Quindi lei, scusi, cerchiamo di ricopiare, certo, perché voi avete altri verbali che noi non abbiamo. Certo, Presidente. Quindi lei qualche giorno prima del 29 è sceso a Palermo e, sì, ha incontrato Cinà in via Principessa Iolanda. A casa del Cinà. E gli ha consegnato questa busta, esatto, almeno mi sembra di aver capito. È ritornato poi a Roma. Sì, già prendendo un appuntamento ci saremmo venuti pochi giorni dopo, come aveva detto mio padre. Ed è sceso quindi ancora a Palermo? Sì. Come e quando? Sono sceso il 28 giugno. Sempre. Ecco, quindi c'era saltato il passaggio del viaggio precedente. Sì, quindi lei ritorna a Palermo il 28. Sì, il 29 stiamo parlando di questo incontro
al bar. E allora, ma incontro velocissimo, proprio lui, mi ricordo che neanche posteggia la macchina proprio perché c'era proprio traffico. Prendo questa busta e poi c'è uno stesso... Anche la prima volta era sceso in aereo, nei pochi giorni sì, prima, sì, in occasione della prima volta. Prego, pubblico mistero. Quindi il 29 giugno è Cinacchia... No, chi è che consegna una busta a chi? Il 29 giugno. È Cinacchia che consegna una busta a me, io la porto a mio padre. Tengo a precisare, Presidente, forse che di tutti questi incontri che avevo col Cinà e anche questa attività che dovevo svolgere di viaggi costanti e continui tra Palermo e Roma, visto le preoccupazioni che avevo io, ne avevo parlato personalmente col capitano De Donno. Il capitano De Donno mi aveva detto di, perché allora credo si poteva, di non usare il mio nome come la prenotazione di Ciancimino, di mettere solo Cian, ora non mi ricordo. Dice, ah, non abbiamo capito, di mettere? Non usare il mio nome come per le prenotazioni aeree, perché ho detto non vorrei, lui mi ha detto non ti preoccupare che non ti chiedono un documento, non c'è questo tipo di accertamento, viaggia, non prenotare Ciancimino per prenotare Cianci, io o qualcosa di questo. Ricordo che fu una delle accortezze che dove ne ho parlato anche già allora verbale. E lei fece effettivamente così, sì, prenotò con sì, il nome Cianci o sì, qualcosa del sì, genere? Sì, non viaggiavo a mio nome per cercare di evitare. Quindi già prima di ritirare la busta De Donno le aveva detto di questo tipo di accortezze quando io manifestai, ma credo che ne ho parlato anche nel verbale, sì, sì, manifestai questa paura mia di non incappare in situazioni spiacevoli. A parte che mi garantirono anche una specie di impunità per tutto quello che era il seguito anche di questi incontri. In che termini, signor Ciancimino, e chi? Chi e quando? I carabinieri, quando iniziai questo rapporto, era chiaro che se io avessi dovuto, sapevo benissimo che avrei dovuto incontrare familiari del Provenzano, familiari del Cinà, come le ribadivo, non era un periodo molto, diciamo, era un periodo di grande presenza delle istituzioni a Palermo, c'è una grande presa di posizione anche della società civile, per cui non volevo mettere a rischio la mia persona, perché ovviamente dentro di me non potevo non pensare, ho detto, ma se volessero catturare Provenzano prima basterebbe seguire me in questi che sono gli incontri, visto che sanno che questi incontri, anzi è stato chiaro, chiaramente espletato da mio padre, che è l'unico canale di cui lui si fidava per stabilire e per aprire questo canale prioritario di dialogo sarebbe stato Bernardo Provenzano e non altri, perché non nutriva nessuna stima nella parte opposta a Rina, sapeva che questa era un'operazione che era, diciamo, avanzata da Rina, anzi con la voglia quasi di defilarsi del Provenzano, per cui per mia sicurezza personale non volevo trovarmi in mezzo a situazioni spiacevoli, per cui mi assicurarono che potevo muovermi tranquillamente, che il tutto ovviamente sarà stato richiesto dalle istituzioni. Questa assicurazione le viene fatta all'inizio direttamente per voce di chi? Del capitano De Donno, ovviamente avendo un... A cui lei aveva, in che termini aveva espresso la preoccupazione, che ora ha espresso alla Corte d'Assise? Avevo manifestato la mia paura di poter essere uno strumento per magari arrivare a questi soggetti. Io ho detto, Giuseppe, basta che non mi utilizzate, io mi sembra che sono stato sempre a disposizione, ti sto manifestando anche la volontà di convincere mio padre, l'ho convinto, avete fatto questi incontri, è chiaro che adesso sarò io un po', per cui non vorrei essere alla fine quello che rimane col cerino in mano, cioè quello che deve essere utilizzato. Lui mi dice, stai tranquillo, e io stiamo agendo in maniera compatta e coerente, nessuno vuole mettere in pericolo né te né altri. Tra l'altro cosa, appunto, mi fu usata questo tipo di accortezza di viaggiare sotto, di non programmarli da prima, di prenotare all'ultimo minuto, certe accortezze che mi furono consigliate dal loro capitano De Donno. Comunque la mia paura era quella di essere beccato un soggetto di questi che in quel momento sicuramente erano tanto ricercati sul territorio. Non credo che le azioni repressive nei confronti di questi esponenti di Cosa Nostra erano aspettate solo per funzioni del ROS, ma c'erano anche altre forze di polizia sul territorio che erano intente a cercare questi soggetti o altro. Per cui la mia paura era che ero giovane, avevo 28 anni, non volevo mettermi nei guai. Senta, lei ha anticipato con una frase incidentale nella sua risposta una mia domanda, che io comunque le faccio in termini, spero, precisi e chiari. I carabinieri Mori e De Donno, nel corso di questi incontri, intanto parliamo degli incontri precedenti il 29 giugno, furono messi a conoscenza da parte di suo padre che suo padre aveva un rapporto, diciamo, privilegiato di contatto con il Provenzano? Assolutamente sì. Questo glielo disse suo padre già in quel periodo, che aveva informato i carabinieri che sì, il rapporto diretto lui l'aveva con il Provenzano? Assolutamente sì. Lei sa, ripeto, non le chiedo deduzioni, ma no. Lei sa se suo padre in quei contatti con i carabinieri informò gli stessi carabinieri
di quello che aveva saputo da Provenzano nel famoso incontro subito dopo l'omicidio Lima, e cioè della strategia di Riina di uccidere altri politici. Sì, ed era stato, come ribadivo il Presidente, il motivo per cui mio padre non voleva dialogare con Riina. E Torina in questo momento va fermato, non va potenziato in quello che è il suo piano. Un piegamento delle istituzioni nei confronti di Riina sarebbe una conferma che questa azione sta portando dove vuole lui. Per cui dice, secondo la domanda del pubblico ministero è se suo padre informò. Sì, 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 certamente, mio padre informò. E lo disse a lei, visto che lo sa. Sì. Quindi lei lo ha preso da suo padre, sì, sì. Che suo padre effettivamente aveva riportato ai carabinieri il dialogo con Provenzano. Prego. Mi perdoni per la voce, per la poca lucidità. Capisco, le pregherei ancora un po' di uno sforzo. La poca lucidità pure a volte nelle risposte. Poca lucidità a volte nelle risposte. Ancora un piccolo sforzo, vediamo se riusciamo almeno a completare una fase. Allora, lei materialmente va e ritira al volo questa busta davanti il bar Caprici di Mondello. Assolutamente sì, un plico chiuso, sì. Un plico, cos'era? Una busta, un plico, che quanto era, per quello che il suo ricordo, quanto era grande? Perché erano due fogli, mi ricordo, cioè, come era un plico contenente due fogli, un foglio di accompagnamento più piccolo e un foglio più grande. L'ho visto quando mio padre l'ha aperto, ovviamente nel plico io non ribadisco che era proprio la volontà di mio padre e anche mia di non aprire, però mi ricordo nel momento in cui l'ho consegnato che si è attivato il solito rituale delle fotocopie, delle robe varie e cose, i plichi erano due, una che mio padre ha letto e ha strappato subito, una invece che ha fatto le fotocopie e robe varie. Poi quindi lei dopo aver ritirato il plico davanti al bar Caprici, dopo quanto tempo torna a Roma? Non sono in grado di dire la stessa giornata o massimo l'indomani. Massimo l'indomani. Consegna questo plico a suo padre. Suo padre lo apre davanti a lei. Penso alla stessa giornata per non tenermi, perché mi ricordo che mi era stato raccomandato da mio padre di non tenermi il materiale a casa. Per ora lei ci sta rappresentando. Scusi Presidente, sono l'avvocato Fogli, sì, non abbiamo sentito l'ultima risposta. Se può avvicinare il microfono. Allora, abbiamo ritirato la busta davanti al bar, ho ritirato la busta davanti al bar Caprici. È una busta di quelle a sacchetto contenente due fogli. Due fogli, ho avuto contezza nel momento nel quale mio padre l'ho aperto per attivare il solito rituale suo dei guanti, quello delle precarie. Sì, intanto però lei stava dicendo, forse questa è la parte che non è stata sentita, che la stessa giornata. La stessa giornata è partito perché suo padre aveva raccomandato di non trattenersi. Ma anche il dottor Cinà affettuosamente mi ha detto: mi raccomando, farla avere quanto prima a tuo padre, è importante. Senta, avevo un buon rapporto con il dottor Cinà, a rescindere tutto. Nel momento in cui quindi suo padre apre questa busta, lei ha occasione di vedere intanto il contenuto di questa... Erano due fogli, ovviamente non ho dato una sbirciata. Il primo lo strappa e il secondo lo tiene, fa delle fotocopie. Una di queste fotocopie poi viene portata a Palermo con lui. Comunque ho visto che ha fatto diverse fotocopie e l'ha tenuto per sé. Mi dica una cosa, per ora. Sì. Suo padre immediatamente, in quel momento dell'apertura, legge questo documento, fa qualche commento? Sì, disse il solito testa di minchia, il solito... Sì, non dica quello che disse. Il solito testa di minchia, come pensavo io, con questo elemento non si può ragionare. Trovava quelle che erano, diciamo, le controproposte, perché chiamiamo così, le controproposte che erano state avanzate da Riina in cambio di una consegna, ma di un allentamento di quello, era di cessare con la politica, diciamo, con questo stragismo e queste cose come delle richieste inaccettabili e impensabili, come fondamentalmente fece il commento, come al solito, avevo ragione, con questo soggetto non si ci può parlare. Facendo riferimento a chi? Lei cosa capì in questo momento quando disse il solito testa di minchia con questo soggetto non si ci può parlare? Ovviamente mio padre percepiva, anche perché ho ripetuto più volte. No, che... lei intanto, cosa facendo? Lei in quel momento fece un nome e cognome, suo padre? Sì, Riina, Salvatore Riina. Salvatore Riina, ovviamente, dice io. Senta, successivamente nel tempo, poi capisco che è un po' accorto di aveva già detto che stamattina aveva qualche po' di febbre, comunque. Di questo, se qualche continuare, linea. Però almeno completiamo questo argomento. Le volevo chiedere una cosa: lei questo documento allora lo vide, lo intravide, lo analizzò, lo lesse? No. E se poi successivamente negli anni suo padre ha fatto riferimento a questo documento da lei preso al bar Caprici e consegnato,
E se lei l'ha potuto sì, vedere e analizzare compiutamente. In quello che era la... Però prima di passare a questa domanda, per chiarezza nostra, quindi in quel momento le dice sono inaccettabili, ma le specifica o le cita qualcuna di queste richieste? No, mi dice poi allora, subito testa. Risponde adesso invece al pubblico ministero. Quindi... Con questo contattato è inutile aprire qualsiasi cosa di dialogo. Come al solito avevo ragione io quando avevo espletato... Adesso risponde alla domanda del pubblico ministero invece. Nel tempo successivamente lei, o meglio, suo padre ebbe modo di riprendere l'argomento di quella busta che lei aveva portato, presa da Cinà e portata a suo padre, e di mostrarle compiutamente il contenuto di quella... Allora, per essere precisi, anche perché giustamente il Presidente non conosce gli atti, ci sono due fasi in cui io prendo visione del contenuto di questa busta. Una prima fase è una fase... parziale, nel senso che sento i commenti su quelli che sono alcuni punti che erano citati in questo foglio, e questa fase la devo collocare in un periodo che va dal 29 di giugno al 19 di luglio, una discesa a mio padre, una venuta a mio padre a Palermo, dove incontra il signor Franco nella nostra villetta di Mondello, che gli ridà una delle copie di questo documento che si vede che precedentemente mio padre aveva consegnato in un incontro in cui magari non ero presente io al signor Franco. Nel farlo ho notato come mio padre commentava queste cose con quelli che erano i miei fratelli, che di fatto avevano anche più competenza in materia penale e cose, stava commentando qualche punto tipo revisioni, maxi processi. Sentivo i commenti di mio fratello Giovanni che diceva che erano cose inaccettabili, allucinanti. I miei fratelli non erano informati tutto, credo che mio padre chiesero qualche parere giuridico su fattibilità di qualche punto di questo foglio, per cui lei più che altro ne ho avuto una visione, un ascolto sommario, ne prendo contezza. Aspetti, e tra questi punti, ti ha detto i più punti, di cui sentì già in quella fase parlare anche con i suoi fratelli, o meglio con entrambi i suoi fratelli o con qualcuno in particolare? Credo che ne parlo con tutti e due, con Giovanni e Roberto, che erano di fatto i due avvocati. Lei ora ha parlato di revisione, sì, anzi processo e poi in c'era... quella fase lei ricorda di aver sentito altri argomenti? C'era un decreto legge del 41, ora non mi ricordo soltanto che analizzavano e parlavano di questo decreto legge dove si è trasformato in legge, ho un vago ricordo. Per invece quando, lei dice due momenti, quando poi lei ha compiuta conoscenza di questo documento che lei stessa aveva portato da Mondello a Roma? Nel 2000, quando mio padre me lo fa recuperare tra la libreria, che ha messo in mezzo a un tomo assieme a tanti altri documenti che dovevano poi servire alla redazione di questo libro, prendo questa copia ovviamente e ne leggo tutti i punti assieme a mio padre e iniziamo a commentarli. Suo padre le specifica che quello era il documento che aveva fatto avere Cinà? Mi ha detto: questo è il documento che tu hai ritirato da Cinà. Ovviamente dalla prima dicitura, non so dalla seconda, dove c'è scritto revisione, cose, poi parliamo in un momento storico in cui già avevo sentito parlare di questo documento da parte della stampa, perché per fare un piccolo inciso c'è stato un momento per me molto brutto e di panico, diciamo, prima del 2000. Aspetti signor Cercimino, prima per capire bene di che cosa parliamo, qual è questo documento che suo padre le dice questo è il documento mi hai portato tu, io col permesso della corte le volevo esibire la copia di un documento che è stato prodotto già all'udienza del 26-9 del 2013, articolato in più punti. Prego. Lo posso mostrare? Sì. Lo devo leggere, Presidente? No, adesso vediamo le domande del pubblico ministero. Innanzitutto se lo riconosce, credo. Lo guardi e lo riconosca e ci dica se quel documento di cui stiamo parlando, che suo padre le disse essere stato da lei nel 92 portato... L'oggetto, diciamo, è meglio, il contenuto della busta che lei portò a suo padre. È quello che mi è stato mostrato da mio padre e apostrofato come le controrichieste da parte. È stato mostrato o lei l'ha recuperato, lei poco fa ha detto? No, l'ho recuperato, io gli ho recuperato il documento, ovviamente mio padre me l'ha dato. Dove l'ha recuperato? Era all'interno di un tomo di un libro nel salone, mi nascondeva dietro le copertine, mio padre certi documenti. Di quale casa parliamo? Parliamo della casa dove viviamo, San Sebastianello a Roma. Mio padre, come ho precedentemente detto, era sottoposto negli anni 2000 a una misura degli arresti domiciliari dove non poteva uscire. Viveva sotto, diciamo, affidamento a me nella quindi casa. Suo padre le indica questo tomo, esatto. Lei lo recupera ed è questo il documento che assieme ad altri documenti che poi mi fa recuperare. Questo è il documento che viene apostrofato come mio padre, come le controrichieste da parte del RINA che avevo ritirato io il 29 giugno per mano del dottor Cinà. Soltanto perché ne rimanga traccia poi nella trascrizione, vuole leggere i primi punti per capire? Sì, posso leggere tutti? Sì. Revisione sentenza maxi processo. Punto 1. Punto 2. Annullamento decreto legge 41 bis. 3. Revisione legge Rognoni da Torre.
4. Riforma legge pentiti. 5. Riconoscimento benefici dissociati. 6. Brigate rosse per condannati di mafia. Qui il numero non si vedono. Arresti domiciliari dopo i 70 anni di età. Chiusura supercarceri. Carcerazione vicino alle case dei familiari. Niente censura, costa familiari, misure di prevenzione, sequestro, sequestro non familiari, arresto solo fragranza di reato, levare tasse carburanti come Aosta. Documento prodotto 26 poi a margine. Va bene, questo non è necessario, lo possiamo. Semmai prima di andare avanti sulle domande che lei porrà su questo documento, lei ha fatto un inciso sul fatto che prima lei aveva già sentito nella stampa parlare sulla stampa di questo documento, comunque di un documento sì. con richieste, cioè sì. ci vuole precisare un po' meglio sì, in termini di questa sua conoscenza da quando risalivano e che cosa in particolare? Poco prima, insomma, anche un periodo che mio padre era carcerato ancora, mi ricordo che avevo sentito, soprattutto avevo seguito l'evolversi di questa vicenda perché c'era stata un'interlocuzione tra me e il De Donno nel periodo in cui mio padre era carcerato e tra me il signor Franco e anche tra me e mio padre, perché nel 93, subito dopo l'arresto di mio padre, era venuta fuori nella stampa, credo su Repubblica e anche su altri giornali, che mio padre stava collaborando con l'autorità giudiziaria. Questo ovviamente aveva posto in me una situazione. No, questo magari probabilmente sarà oggetto di esame del pubblico ministero. In questo momento mi interessava più puntualizzare o con delineare le sue conoscenze tratte dalla stampa. Sì, avevo letto qualcosa. Riesce a essere più preciso su questo? No, avevo letto qualcosa. Su quanto tempo prima? Lei dice mio padre era detenuto. Era detenuto, sì. E lei a proposito di queste notizie apprese alla stampa chiese a suo padre? Io avevo solo l'occupazione di essere tirato in mezzo e che questa storia venisse fuori. Quindi non formulò alcuna domanda su fino a quando poi suo padre indicò questo documento? Prego, allora. La mia paura è solo una, Presidente, che se veniva fuori la notizia della stampa, siccome avevo partecipato attivamente alla cattura di Rina, capisce bene che per me poteva costituire un pericolo, vivevo tranquillo, mi avevano assicurato che tutta questa storia sarebbe stata mai venuta fuori, ho avuto anche queste assicurazioni da mio padre. Nel momento in cui incomincio a leggere queste notizie, poi ne incomincio a parlare un pentito di Massimo Ciancimino, incominciano a parlare che lo stato sbirro, incominciano a nascere in me certe preoccupazioni che ovviamente poi dicono di stare tranquillo perché il mio nome non sarebbe mai. Prego, pubblico ministero. Senta, poche altre domande sull'argomento. La prego, sì, vediamo di concludere almeno questo argomento sì. sul documento e poi allora, suo padre, lei ha detto, commentò subito con quell'epiteto dicendo che queste richieste o contro richieste, lei ha detto, aveva detto suo padre, provenivano da Rina. Le dico e le chiedo se con suo padre all'epoca o dopo avete mai commentato, meglio se suo padre le ha detto, se materialmente quella grafia fosse ricollegabile a Rina, cioè se suo padre disse che noi già ieri abbiamo parlato più volte di bigliettini ricevuti da Rina, prevalentemente manoscritti. A proposito della grafia, suo padre le disse qualcosa se era riconducibile a Rina o a qualcun altro? Mi disse subito che sarà fatta scrivere da un terzo soggetto, perché dice troppo, anche nei punti, anche se conclusionati e senza... era scritta in italiano, mio padre poi conosceva la grafia di Rina, per cui l'aveva escluso a priori che questa fosse, ovviamente aveva la certezza che proveniva da Rina perché era certificato dal fatto che Cinali aveva consegnato come le richieste fatte da Rina. Senta, 92, sì. Lei dice mio padre apre questa busta, legge, sì, ma io comunque su chi era il consulente. Io le chiedo. Questa busta, o meglio, questo appunto, questo documento, suo padre lo esibì, lo consegnò, lo fece vedere ai carabinieri Mori e De Donno? Sì, ne consegnò una copia al colonnello Mori, anche per affermare quanto stabilito prima da lui, che dialogare con il soggetto Rina aveva portato a questo, che era qualcosa di inaccettabile. Per cui ne consegnò una copia al colonnello. Come lo sa lei, signor Massimo Ciancimino, e quando lo sa? Cioè, dopo che suo padre apre questo documento, cosa le dice o le chiede? Gli mette un post-it, mio padre li chiamava post-it, per la redazione di questo libro. Stavamo io e mio padre etichettando tutti i documenti per poi, su questa bozza di libro, cercare appunto di ampliare il racconto anche con l'ausilio della documentazione da allegare. Mi chiamava Memotac Post-it, dove scrisse consegnato personalmente per ricordarmi, e mi raccontò questa fase. Ovviamente per me, ho
qualcosa di ovvio e scontato nel momento in cui... Quindi lei lo apprende nel 2000, questo, sì, che sì, era sì, stato consegnato. Allora non ha saputo, nel 92, no. Che fosse stato consegnato questa copia, questo documento no, a, ai carabinieri. Intanto, lei c'era il documento ancora davanti? Sì. A margine si legge una frase. La stavo leggendo prima. Consegnato spontaneamente al colonnello dei carabinieri Mario Mori de Rossi. Questa manoscrittura di chi è? È di mio padre, inconfondibile. E questo però è stato vergato, questo documento, davanti a lei, quindi nel 2000-2020? Nel 2000, quando stiamo facendo ordine con i documenti. Mio padre nel catalogare i documenti, come faceva sempre il suo solito, avrà i documenti dove mio padre mette sempre, o scriveva al lato qualcosa. Io ero un poco più speech, magari non mettevo il posto, scrivevo a penna. Mio padre era più preciso e metteva al lato, per fare riferimento poi, dove collocare nei famosi allegati del libro. Già mio padre in precedenza aveva scritto un libro che era Le mafie, con una cosa come 600 allegati. Questa doveva essere un'operazione molto più di sintesi che riguardava fatti miei. Ma torniamo un attimo a quella che era anche la sollecitazione sia iniziale della mia domanda che della domanda ulteriore del Presidente. In quel momento, 1992, quindi poco dopo il 29 giugno, forse lo stesso 29 giugno, il 30 giugno, 1 luglio, non ha importanza, quando suo padre apre la lettera, fa quel commento, le chiede qualcosa in ordine a qualche appuntamento da fissare immediatamente? Sì, mi chiede di prendere appuntamento con il Loverde e con il signor Franco. Presidente, io sono gli scocci. Sì, infatti volevo, se ce la fa, ancora un piccolo sforzo, se riusciamo almeno a chiudere su questo. Sul punto, le volevo dire che lei, in data 1 febbraio 2010, non soltanto in quella data, anche in molti precedenti verbali, aveva, comunque io ho qua la trascrizione dell'udienza del 1 febbraio 2010. Pagina 153. La domanda del pubblico ministero era questa. Il colonnello Mori e il capitano De Donno vennero messi a conoscenza di queste richieste? In qualche modo gli venne esibito questo documento? Vennero messi a conoscenza di quelle che erano le richieste che provenivano da Salvatore Riina? Ciancimino Massimo, guardi, ricordo esattamente quando ho consegnato la busta contenente questo plico, questo foglio, questo mezzo foglio, non mi ricordo a mio padre, mi ricordo che lo appoggiai sul letto, perché lui al solito doveva poi espletare quella che era la sua attività rituale, di guanti per apertura e robe varie. Lo stesso mi disse di rimanere in casa, perché da lì a poco avrei dovuto chiamare il capitano De Donno per prendere un nuovo appuntamento e di chiamare anche il signor Franco. E poi lei racconta poi la cosa del memo TAC, però riferita dopo, però questa affermazione, cioè che nel momento stesso in cui suo padre apre... No, lei ha detto Provenzano. È un lapsus, ha detto Provenzano. Perché... Io le chiedo di sapere, oggi ha detto il signor Franco e Provenzano. Nel verbale ha detto il capitano De Donno e il signor Franco. Sì, anche il capitano De Donno e il signor Franco, ma anche di prendere un appuntamento, se non erro, che è stato preso con il Loverde. La domanda intanto era quindi sul... Ha ricordo certo che suo padre le disse subito di prendere un appuntamento subito, immediato? Con i carabinieri. E lei lo prese questo appuntamento? Sì, l'ho preso subito, perché mio padre doveva espletare quelle che erano le sue sensazioni, cioè che la strada per la quale l'avevano invitato ad andare avanti nel dialogo con Riina era una strada impercorribile. Poi fu mediata in seguito con il contropapello. Esatto, con cercare di trovare, mio padre doveva studiare questo documento e presentarsi a un appuntamento col Provenzano per far avere a Riina qualcosa, prendendo spunto da questo documento, qualcosa che poteva essere accettabile da parte di un dialogo di mio padre con le istituzioni, fare una sintesi. Fu pregato mio padre di non abbandonare completamente la strada di Riina. Cerchiamo, gli avevano detto, sia il Loverde, sia di mettere a punto qualcosa che potesse essere discutibile. Sicuramente, dice mio padre, io con questo non posso andare a discutere con nessuno perché parliamo di fantascienza. Sì, lei ha detto, ho preso quindi un appuntamento con i carabinieri e poi ci fu effettivamente un incontro. Sì. Se lei in qualche modo l'aveva detto prima. Sì, l'avevo detto, un incontro collocato in questo periodo tra il... Quindi a distanza di pochi giorni da questa apertura, della busta proveniente da Cina, ci fu un ulteriore incontro. Esatto. Siamo sempre prima del 19 luglio. Presidente, adesso ci fermiamo qui. Perché dobbiamo aprire poi un'altra fase. Vabbè, allora non possiamo che prendere atto. L'una successiva alle altre. Grazie. Sì, non possiamo prendere atto delle condizioni di salute rappresentate dall'imputato, che peraltro in parte evidente. E quindi prendiamo atto, ci aggiorniamo, speriamo che la prossima udienza, che peraltro sarà tra una settimana, possa essere più in condizioni magari per poter... È una labirintite, non è che... Ah no, avevo capito che c'erano anche problemi più... Sì, ma si manifesta pure anche con febbre. Ah, ecco lei, vabbè. Oh. L'auspicio, no?